10.000 euro sono più di 15.000 euro. Sei confuso? Allora rimani per tutto questo video e capirai perché. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e oggi parliamo di finanza personale e di una riflessione che vorrei fare per quanto riguarda i soldi. All'inizio video ti ho detto che 10.000 euro sono più di 15.000 euro e oggi ti voglio spiegare il motivo per cui sto facendo questa assurda affermazione. È una riflessione che sono sicuro apprezzerai, ma prima di continuare ti chiedo di mettere like al video, iscriverti perché so che non sei ancora iscritto, perché il 79% di quelli che guardano il mio canale non sono ancora iscritti. Ma se tu non ti iscrivi non resterai aggiornato per i prossimi video, quindi iscriviti e non te li perdere. Detto questo, passiamo un attimo a questa affermazione. Un paio di anni fa, un po' più di un paio di anni fa, forse saranno stati 4-5 anni fa, ho letto un libro di Tim Ferriss che si chiama 4 ore a settimana, fantastico libro, vi consiglio la lettura, l'ho letto io in PDF, quindi io non ve lo posso mostrare, vi lascio l'immagine qua. In cui parla del tempo e del lavoro. Questo libro, anche se l'ho letto una sola volta, mi ha dato un sacco di spunti che mi sono rimasti dentro la testa fino ad oggi e che penso mi rimarranno per tutta la vita e hanno cambiato un po' la concezione che ho io del lavoro. Oggi mi voglio soffermare su un punto, su un esempio che ha fatto Tim Ferriss in questo libro e che vorrei che anche tu recepissi questo messaggio. Riguarda i soldi, riguarda il nostro lavoro e riguarda la ricchezza. Cosa significa essere davvero ricchi? Per questo prenderemo un esempio, due avvocati, ok? Uno che guadagna 15.000 euro a settimana e uno che guadagna 10.000 euro a settimana. Ovviamente darsi i numeri sono casuali per farvi l'esempio. Abbiamo questo avvocato che guadagna 15.000 euro a settimana, che effettivamente guadagna meno dell'altro avvocato e guadagna 10.000 euro a settimana. Come questo è possibile? È semplice. L'avvocato che guadagna 15.000 euro a settimana lavorerà per 100 ore a settimana, quindi verrà pagato a 150 euro l'ora. L'altro avvocato, quello che guadagna di meno, secondo i numeri assoluti, guadagnerà 10.000 euro a settimana pur lavorando 50 ore a settimana. Quindi, a totale dei fatti, questo avvocato guadagnerà 200 euro l'ora. E a casa mia 200 euro l'ora sono più di 150 euro l'ora. Quindi, anche se sta guadagnando 10.000 euro a settimana, quindi 5.000 in meno dell'altro, sta guadagnando di più. Il problema, ragazzi, è che noi siamo portati, ci abituano a pensare in termini assoluti. Quello guadagna 5.000 a mese, quello guadagna 1.000 a mese, ma sì, ma se una persona guadagna di meno in termini assoluti, ma lavora di meno in termini di ore, sta comunque guadagnando di più a livello orario. È quello che lo conta. Quanto vale il tuo tempo? Che valore dà il tuo tempo? Un esercizio buono da fare in questo caso, ragazzi, è capire esattamente a quanto valutiamo il nostro tempo. Se tu capisci quanto vale il tuo tempo a livello orario, tu puoi basare la tua vita in modo differente. Ad esempio, io so che il mio livello orario, il mio valore orario al momento è di circa 100 euro orari, che punterò ad alzare entro quest'anno a 150-200 euro orari. Questo significa che se io devo fare un'azione, devo fare un qualsiasi lavoro che a me costa, che mi ritorna a meno di questa cifra, okay? Può essere una qualsiasi task, può essere qualsiasi cosa, io sono consapevole che ci sto andando a perdere perché il mio tempo vale più di quella cifra. Una volta che tu sai quanto vale il tuo tempo orario, puoi basare la tua vita, potrai decidere. Ecco perché ci sono persone che preferiscono viaggiare in business class, persone che preferiscono prendere le priorità, persone che preferiscono avere certe comodità. Perché? Perché anche se in termini assoluti di denaro, quando vanno a spendere per un biglietto, quando vanno a spendere per qualcosa, quando vanno a chiamarsi la persona per le pulizie a casa, senza farsi se stessi, dici, ah, ma potresti spendere? Sì. Puoi risparmiare, ma se io vado a pagare 8 euro l'ora, qualcuno mi fa la pulizia, ma in quell'ora ne guadagno 100 euro, a me non conviene fare le pulizie.
Questo è un altro esempio casuale, ragazzi. Quindi non dovete basarvi sui valori assoluti di denaro, dovete cominciare a pensare a livello orario e a livello di quanto vale il vostro tempo. Perché se non sapete quanto vale il vostro tempo, non potete mai avere idea di cosa state facendo, idea di dove state andando. Inoltre, Tim Ferriss parla molto in questo libro di automatizzazione, automatizzare il sistema, di mini pensioni, che sono argomenti che io ho recepito. Per esempio, un altro argomento che lui parla spesso è perché lavorare 40 anni e prendersi in pensione quando dovresti puntare a farti le mini pensioni. Per esempio, lavori 3 mesi e poi ti fai 3 mesi di vacanza. Vacanze lui intende mini pensione. Questo è possibile ovviamente se hai un'azienda, se sviluppi l'azienda, perché la storia di questo ragazzo, che lui aveva avviato un'azienda di integratori in America, il problema è che non aveva più tempo da dedicare a se stesso, anche se guadagnava una montagna di soldi. Quindi ha cominciato a automatizzare tutti i processi della sua azienda, fino a essere lui non indispensabile a livello attivo, e è passato a lavorare solo un'ora a settimana. No, solo 4 ore a settimana, scusate, solo il lunedì per rispondere alle mail e tutto. Nel frattempo lui si è messo a fare altro, si è messo a sviluppare altre competenze, a guadagnare altri soldi da un altro posto. Questo è un concetto che a me piace molto, infatti se tu mi segui sai che parlo molto anche di automatizzazione. Perché ragazzi, se non si fa un business e si automatizza, se non si delegano i processi più noiosi, i processi più ripetitivi, tu non puoi essere mentalmente libero e anche a livello di tempo libero per prendere le decisioni strategiche per il tuo business o per te stesso, per la tua vita, per poter crescere. Che è come chi lavora 12 ore al giorno nello stesso posto di lavoro tutta la vita, magari arriva a 40 anni, poi arriva a 50 anni, lavorando sempre nello stesso posto a 12 ore al giorno, 10 ore al giorno, perché comunque anche se lavori 9 ore al giorno, la maggior parte delle persone deve ovviamente prepararsi per andare al lavoro, prendere la macchina, andare al lavoro o i mezzi pubblici, andare al lavoro. Poi pausa pranzo, cosa fai nella pausa pranzo? Non torni a casa, quindi aspendi con i colleghi di lavoro, sempre al lavoro, mangiando tutti i giorni le stesse cose. Poi torni, ti fai la doccia per lavoro, alla fine se ne andranno 12 ore al giorno. Non ti resta più tempo per sviluppare le tue competenze o per sviluppare altro. E questa è solo una responsabilità tua. Sei tu che hai deciso di essere in quella posizione. Sei tu che hai deciso di sviluppare così il tuo tempo. Perché co così stai dando un valore al tuo tempo, hai deciso che il tuo tempo vale quello. Quando guadagni 10 euro l'ora, 9 euro l'ora, hai deciso che il tuo tempo vale 9 euro l'ora, che poi non contano le ore di trasporto, non contano l'ora pranzo, eccetera. Quindi alla fine, a fin dei fatti, stai guadagnando 7 euro l'ora, meno poi le tasse e tutto, stai dando un valore alla tua ora di 5 euro, ok? Mediamente. Ma sei tu che hai dato quel valore alla tua vita. Sei tu, sì, in molti casi non è possibile cambiarlo perché ci sono delle spese, eccetera, ma non hai fatto niente per uscire da quelle spese, non ti sei attivato. Potevi benissimo sviluppare competenze nel tempo libero invece di buttarti nel divano e vedere la televisione. La cosa positiva è che sei ancora in tempo per poter cambiare tutta questa situazione. Devi semplicemente concentrarti, devi semplicemente metterti in impegno tutti i giorni. Dopodiché avrai automatizzato questi processi. E potrai finalmente sviluppare te stesso. Quindi, ragazzi, questo video è stato fatto per farvi capire la differenza fra guadagno assoluto e guadagno relativo. L'avvocato che guadagna 15.000 euro a settimana era riferito al guadagno assoluto, l'avvocato che guadagnava 10.000 euro a settimana era riferito al guadagno relativo. Dobbiamo capire bene questa differenza e concentrarci sul guadagno relativo. Anche se puoi guadagnare di più in un mese, ma significa non avere tempo per altro, significa non avere tempo per sviluppare le altre cose, non vuol dire che sia la scelta migliore. Perché ricordati che se vuoi crescere, devi
crearti più fondi di guadagno, devi crearti più entrate, più business, devi differenziare, devi diversificare. E se hai tutta la giornata, tutti i mesi, tutte le settimane impegnate a fare sempre la stessa cosa, non avrai il tempo materiale per poter differenziare e per poter diversificare le tue entrate. Perché se ti salterà un'entrata, poi non avrai più né guadagno relativo né guadagno assoluto, non avrai più nessun tipo di guadagno. Resterai semplicemente senza altre opportunità. Quindi accontentati di guadagnare un po' di meno, ok? Ma avere più tempo libero, anche per esempio se lavori, sei un posto di impiegato, molti posti di impiegati ti permettono di scendere il tempo in cui lavori in cambio di una paga minore. Non ricordo ora il nome di questo processo, c'è cioè un nome specifico, non lo ricordo, potrebbe essere un'idea perché nel tempo libero potresti sviluppare competenze o sviluppare business o sviluppare cose che a lungo termine ti porteranno una più sicurezza, perché la sicurezza, ragazzi, non è quella che ti danno i posti fissi all'italiana, perché i posti fissi non esistono. Qualsiasi azienda, qualsiasi ente pubblico ti può licenziare, può fallire, può succedere qualsiasi cosa, magari fai un lavoro che ti implica di utilizzare entrambe le mani e ti rompi una mano e diventa inutilizzabile, non lo puoi mai sapere cosa succede. Quindi accontentati di guadagnare un po' di meno a breve termine, ma sviluppare competenze, business e opportunità a lungo termine. Questo è il segreto per rimanere sempre in una posizione favorevole e per non essere mai in una posizione di svantaggio. Ovviamente un'altra tattica è iscriverti al mio canale, mettere mi piace così essere aggiornato per questi ottimi consigli in futuro. Grazie di avermi seguito fino alla fine, ci vediamo alla prossima, ciao!